Siamo con Chris Cuolo, capitano del Macer Cisterna, una partita che è stata in bilico nel primo tempo, soprattutto con te in campo, hai regalato il gol del pari, purtroppo è stata inutile perché poi alla fine è uscita fuori la qualità dell'L Nettuno. Che partita hai visto tu? Io ho visto una partita bella comunque sotto l'aspetto fisico perché è stata molto intensa per tutte e due le squadre. La differenza la fa che loro sono una squadra che sono già anni che giocano insieme, noi siamo una squadra ricostruita un mese fa, sta cercando di far crescere dei ragazzi con un po' dell'esperienza che ho io e qualcun altro per cercare di creare qualcosa di buono per l'anno prossimo. La sensazione è che dal punto di vista fisico è mancato qualcosa, soprattutto nei minuti finali, una squadra sulle gambe, in debito d'ossigeno, però fino a quando comunque siete stati in partita, insomma, la prestazione è stata positiva. Sì, senza dubbio, ritorno a quello che ho detto prima, essendo una squadra creata un mese fa di tutti i ragazzi nuovi, giustamente manca la preparazione. Poi io sono 2 settimane che non mi alleno e altri pure per problemi non si stanno allenando e quindi giustamente poi il fisico ne ripaga a lungo andare. C'è un'ultima dichiarazione insomma da parte del capitano del Macer Cisterna. Dedico questo gol a mia figlia Isabel che è nata mercoledì mattina. E niente, il gol e tutta la prestazione. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Siamo con Pace, autore di una buona partita, una partita che vi ha visto comunque in difficoltà nel primo tempo, non riuscivate a segnare, soprattutto avete costruito tantissimo, ma alla fine insomma avete vinto nel secondo tempo di squadra. Sì, ci è mancato un po' al primo tempo fare gol. Purtroppo è quello che quest'anno ci manca tanto. E per il resto avete visto tranquillamente che siamo usciti al secondo tempo. Dispiace pure aver perso punti nel cammino, pesanti, che potevamo stare molto più in alto. La squadra sono tutti ragazzi che hanno voglia di andare avanti con tutti, con Buona insomma una motivazione. buona motivazione e speriamo bene per il campionato. L'impressione è che i tanti infortuni che sono occorsi alla vostra squadra abbiano un po' condizionato un campionato che poteva essere diverso. La qualità di squadra che avete probabilmente è superiore ai punti in classifica che alla fine avete conquistato. Prima Scarpetti, poi Fontemaggi, a turno insomma vi facevate male e questo sicuramente ha creato dei disagi. Sì, logicamente, la mancanza di Scarpetti si risente nella squadra perché ci dà tanti punti di riferimento e come hai detto bene pure Fontemaggi, il nostro portierone, ha avuto dei problemi, ma piano piano recupererà pure lui e punteremo ancora a fare punti.